Ok ragazzi, buonasera e come da post da alert puntuali, quando sono le 9:15 andiamo online sulla pagina 3B Training. Ti vado subito a presentare il super ospite di questa sera che è un ex professionista, attuale allenatore di ciclisti amatori, amatori evoluti e anche professionisti, Alessandro Proni, che vi mando online in questo momento. E vai Alessandro, eccoti qua, ti lascio la parola. Buonasera. Nel primo argomento che vogliamo discutere insieme a te, gare sono saltati tutti i piani. Ed ora, punto di domanda, vai Ale. Allora, innanzitutto grazie per l'invito, è un piacere. Fra, ti chiamo perché siamo amici. E, sono saltati tutti i piani. Ora diciamo che tante gare sono saltate e ora non bisogna saltare di testa, scusa il gioco di parole. Bisogna allenarci sui rulli, bisogna sapere usare i rulli nel modo giusto per non perdere comunque sia la forma fisica e vedere un po', diciamo, quando si ritornerà alla normalità. È logico che qui dobbiamo poi fare delle distinzioni, no? Tra gli amatori, amatori evoluti e i professionisti. Io alleno anche professionisti perché c'è il grande punto di domanda, appunto, delle gare. Ho tanti professionisti, ad esempio, che questa settimana gliel'ho data proprio come scarico, anche se non gli aspettava lo scarico, perché non posso tirare il filo, diciamo, la corda più di tanto se poi dopo si allunga ancora di più il periodo. Quindi cercare di tenerci in forma ma non tirarci troppo il collo perlomeno la prima settimana, 10 giorni. E poi, come detto, fra i rulli oggi sono talmente tanto evoluti che fare delle sedute sui rulli, farle in un modo giusto, non dico che simuli le 5 ore di strada, però fatte in un modo giusto, ti riesci ad allenare alla perfezione. Quello che c'è una parentesi da aprire è che non tutti i rulli sono uguali e tante volte, penso che lo sapete anche voi che state ad ascoltarci, i watt, chi usa i watt non risultano mai quelli della strada, nel senso, magari sono uguali al vostro sensore di potenza, i watt che state sprigionando, e sono Grazie. quelli. Però il problema è la sensazione di fatica. Vi faccio un esempio, magari io ho 300 watt di soglia, però magari sui rulli a 230, 240 già incomincio a faticare come se stessi in soglia, che vuol dire che non tutti i rulli simulano alla perfezione la strada, quindi ci sono dei rulli, diciamo che bisogna abbassare dai watt reali, quelli della strada, almeno 20-30 watt. Il meglio in questo periodo sarebbe il top, sarebbe scaricare qualche giorno, fare un test da sforzo sui rulli con i watt dei rulli e tirar fuori la FTP dei rulli stessi e poi aggiornare le soglie per poter fare un ottimo allenamento non finendosi appunto sui rulli. Poi logico ci sono quei giorni fra che si può fare anche la doppia seduta, non dico tutti i giorni, però la doppia seduta facendo dei lavori specifici la mattina e anche senza lavori un'altra oretta il pomeriggio, sera, con lì che 2 orette, 2 orette e mezza le portiamo a casa. Certo, infatti mi piace il discorso che hai detto, resettiamo l'ambiente, cioè riconfiguriamo in ambiente di lavoro, quindi trovare, diciamo, i riferimenti nell'ambiente in cui di nuovo, cioè, siamo costretti a permanere. Quindi se ci alleniamo indoor, dobbiamo avere i valori indoor. Mi piace molto il discorso, quindi i ragazzi innanzitutto salutiamo gli arrivati Massimo Terranova, Giovanni Biancamano. Che hanno Giovanni ha già subito, e lui è il primo. Massimo Terranova e Giovanni Biancamano sono i primi da atterrare sempre ogni sera la live. Giovanni ha già la prima domanda: qual è la routine durante una corsa a tappe? Subito dopo l'arrivo, tappa di arrivo, tappa le 2 o 3 ore successive per il recupero e la ripartizione il giorno dopo, in buona condizione. Allora, la routine innanzitutto è. Le domande te l'avevo detto, appena andiamo online ti sparano subito le domande che riguardano. Fatto venire in mente
tante gare a tappe, tra cui il Giro d'Italia, quindi la routine era quella di alzarsi, andare a fare subito colazione e poi dopo prepararsi, lasciare le valigie. Il massaggiatore portava le valigie sul pullman, noi partivamo per il trasferimento, al 90% delle volte c'era un piccolo trasferimento da fare per arrivare alla partenza. Il recupero dopo la tappa è essenziale, ragazzi, la finestra del glicogeno, i 30 minuti subito dopo l'allenamento o la gara. Ora ci sono studi scientifici che hanno portato questa finestra fino a 2 ore, 2 ore e mezza, però certo è che prima riusciamo a prendere un buono e sano recupero, diciamo un gainer dove c'è un po' tutto dentro, e meglio è. Nelle tappe più lunghe non vi nascondo che in hotel trovavamo anche le patate lesse, perché la patata lessa ha quel carboidrato che ti aiuta a ricostruire un po', a rifornire il glicogeno dentro i muscoli ancora più velocemente, oltre naturalmente al recupero post gara. E poi la pasta non può mancare, però mi raccomando, deve essere sempre diciamo un pasto completo, quindi con proteine, carboidrati e fibre. E mai far mancare anche quel pizzico di grassi, perché il grasso buono non fa altro che farci star bene. Uguale. Io, per esempio, io ridevo prima perché pensavo al Giro d'Italia, la mattina e la sera sempre pasta bianco, burro e parmigiano. Già cibato pazzo di mio, quindi per me era come stare a casa. Quindi spero di aver risposto alla domanda di Giovanni. Sicuramente sì, no, anche perché non andiamo nel merito troppo approfonditamente, anche perché ci vorrebbe anche la presenza di un nutrizionista. Salutiamo gli altri: Andrea Filippi, ben arrivato, Francesco Ioverno, ciao, vabbè, non leggiamo i messaggi di complimenti, tanto grazie a tutti, vi vogliamo bene. Dunque andiamo a leggere la prossima domanda. Te l'avevo detto, Alessandro, che appena arrivavi ti tempestavano. Allora Giuseppe Caschetto, che salutiamo, avendo fatto un percorso a partire da dicembre con palestra e poi preparazione invernale in vista della prima gara dell'8 marzo, attenzione, qui andiamo sui programmi, sui piani saltati per aria. Adesso come bisogna continuare? Cosa si deve fare in questi casi? Ti posso bloccare, tanto è una diretta tra di noi e tra amici. Mi stanno scrivendo delle persone che mi dicono: dov'è la diretta? Dov'è la diretta? Io posso fare il tuo nome, Francesco, per indicare. Vai tranquillo. 3B Training, la pagina. Il bello della live, no? Siamo tra amici, no? Ma scusate, te l'avevo detto, siamo sul divano, camino acceso, vabbè, non abbiamo il camino, però io... Allora, era di prendilo. È alla grande, allora siamo proprio amici. Sì, ma allora da dicembre, allora, c'è da sottolineare questo che avevo accennato anche prima. Adesso il segreto è cercare di mantenere, cercando di allenarci sui rulli, magari anche con un po' di corpo libero, quindi un po' di addominali, un po' di tonificazione comunque sia, e mantenere ma non finirsi, perché il problema è che se sappiamo che il 3 aprile finisce tutto, allora possiamo fare determinati lavori. Ma rimanendo col punto di domanda, dobbiamo solamente cercare di fare dei lavori che ti mantengono, magari lavorando anche un pochino sulla soglia. Non è che sto dicendo che il mantenimento è non toccare con la soglia, lavorare anche sulla soglia, magari ogni tanto qualche cambio di ritmo, però cercare di mantenere ma non finirsi, perché come detto è tutto un punto di domanda ancora. Certo, la prossima domanda dell'amico Valloni, Roberto Valloni, che colgo l'occasione sinceramente perché in questo momento c'è sicuramente bisogno di stemperare e di prenderla un attimino un po' più alla leggera, anche per questo periodo della diretta. Roberto Valloni oggi ha postato un video che ho postato sul mio profilo, poi Ale, quando lo vai a vedere, praticamente lui è un corridore da circuiti della zona della Romagna, è uno che parte da solo, da pazzo, e è capace di arrivare al traguardo da solo. Poi a un certo punto si estragna, perché cosa succede? Va a lavorare in campagna da suo nonno, che ha un'azienda agricola della serie.
secondo me la cosa migliore che un amatore possa fare, si ricava quel periodo dove è a bomba, si allena, si prepara, esplode e poi si leva dalle scatole e va a fare altro. Completamente, dal punto di vista psicologico, è la cosa migliore per un amatore che lavora, perché dedica allo sport che gli piace il massimo del suo potenziale, si va via, recupera, va a fare altro, si dimentica della bicicletta, magari lasciandola per come possa essere un'attività fisica che fa bene al fine, ma non è quelle cose assidue che ti fanno venire le fisse. Cosa ha fatto? Si è praticamente fatto un self video sopra un trattore durante il lavoro nel campo agricolo, in tuta da ciclista, col casco e gli occhiali, sul trattore mentre guidava. Ti invito ad andarlo a visionare, vi invito a tutti ad andarlo a visionare, perché sicuramente è una di quelle cose che diventa virale. Cosa chiede Roberto Valloni? Come viene, se viene impiegato, l'uso del caffè in ambito professionale? Allora, come hai detto tu prima, naturalmente sarebbe bello fare diciamo dei discorsi anche con un nutrizionista, no, Fra? Perché è giusto, ognuno non può, diciamo, ognuno di noi deve fare il suo lavoro, non possono esistere i tuttologi. Però ecco, anche prima ho finito, per fortuna c'è la tecnologia, ho finito anche un corso con il CONI, no? Questa sera si parlava sia di nutrizione che di mental coach. E ti apro questa parentesi perché già da diverso tempo si sta scoprendo che la caffeina è praticamente un ottimo modo anche per recuperare subito dopo l'allenamento. Usato in campo ciclistico è che diciamo cerchiamo di usarne il meno possibile, proprio perché poi dopo, quando prendiamo i gel, per dire, in gara, che magari contengono quella quantità di caffeina ideale, la riusciamo a sentire nel miglior modo possibile. Se siamo assuefatti, se siamo abituati a prendere del caffè, diciamo, a Roma si dice ci rimbalza, cioè ovvero che non fa l'effetto che deve fare, insomma. Però ecco, gli ultimi studi scientifici ci dicono che la caffeina aiuta anche il recupero post-workout o post-gara. Dunque, per quanto riguarda la caffeina, sul canale YouTube 3B Training ci sono due video con dei documenti scientifici a riguardo. Il messaggio, che poi non rubiamo tempo alle altre domande che stanno arrivando, ha un effetto ergogenico, ovvero fa alla fine sentire meno la percezione della fatica, perché poi alla fine c'è leggenda metropolitana, si dice: se prendo un gel di caffeina mi vengono i crampi. Non vengono per la caffeina, i crampi vengono perché quando tu prendi un gel ergogenico che ti fa diminuire la percezione della fatica, automaticamente vai a lavorare in un livello dove solitamente non sei abituato a lavorare, e quindi, andando a lavorare oltre quella zona dove non sei in zona, diciamo, conosciuta, è più probabile insorgere in problemi di caffeina. Se me lo permetti, anche un altro errore che si fa di solito, ovvero che si prende la caffeina o il gel con la caffeina e stiamo a stomaco vuoto. Certo. E anche quello è un altro segnale che ti fa venire poi. Bravo. Andiamo avanti, dunque. Complimento per il video, lo voglio andare a vedere. Vai sul canale. E complimento per quello che fa, perché la cosa più bella è non arrivare a segare in due la bicicletta, quindi cercare un attimino di trovare anche altre soluzioni alla propria vita. Certo. Dunque, il prossimo commento è di Andrea Filippi, che salutiamo. Quanto conta la testa in una corsa a tappe, soprattutto nell'ultima settimana? Tanto, tantissimo. Predominante. Scusami? È la parte predominante, immagino. Allora, la testa è predominante sempre, però durante una gara a tappe di 3 settimane, ragazzi, l'ultima settimana è veramente devastante, devastante fisicamente, devastante mentalmente. E avere un giullare in squadra, passami il termine, un giullare, quello che tira su di morale, quello che fa ridere, è essenziale. Il gregario non è gregario solamente durante la gara, il gregario è 24 ore al giorno praticamente, quindi anche quello
diciamo, la felicità. Quando uno fa le cose con amore, con felicità, viene fuori tutto per bene. Quindi se c'è qualcuno anche che ti tira su di morale, è un tassello in più, diciamo, per superare al meglio l'ultima settimana. È logico che poi dopo la grande testa distingue i quasi campioni dai campioni. Quindi avere quella mentalità vincente, avere quella positività mentale, fa sì che uno è campione e uno è quasi campione. Alessandro, mi inserisco tra le domande degli altri, vi garantisco che le faremo tutte, le citeremo tutte. Alessandro, che cos'è che dalla televisione, dall'amatore, non si capisce nel professionismo? Sicuramente. Non lo so se ti ho fatto capire la domanda che ti... Sì, penso di aver capito, perché tanti amatori, diciamo, sono anche osannati da tante persone dicendo: ah, tu potresti fare il professionista, perché tanto lo sappiamo, no? Nascono sempre questi discorsi. Il problema è che nell'amatore c'è quella menata, no? Quella menata a 50 all'ora, 55 all'ora. E magari sento tanti amici dicono: ah, hanno fatto una menata così. E poi io mi ricordo un Belgio che, quando girava il vento, praticamente ti mettevi sul ciglio 60 all'ora per 30 km e non scendeva sotto i 60, facevi delle medie assurde. E quella cosa, secondo me, ancora non è percepita dall'amatore. E un'altra cosa che non è percepita, fra, se me lo permetti, non solo dall'amatore ma dal tifoso, sono le pendenze delle salite vedendo le televisioni. Cioè, lo riesci a capire veramente solo quando l'elicottero è a fianco alla strada, allora forse lì cominci a capire un attimo, se no non si riesce a capire la percezione della pendenza delle salite. Certo. Ascolta, no, ma la domanda mia era soprattutto per l'amatore prende come riferimento il professionista. Il prof fa questo e allora perché noi non facciamo anche? Certi discorsi, ammetto che... Però io ti posso anche far smontare tutto, perché se invidi a cena un prof e un amatore, l'amatore si spara perché vede il prof: ma che mangia così tanto il prof? E allora, oppure magari beve due bicchieri di vino, per dire. Ricordando quando ci siamo conosciuti a Cesenatico all'evento Pantani, vabbè, dopo magari se c'è tempo lo ribadiremo l'aneddoto. Andiamo avanti, dunque. Giovanni Biancamano, pre-Giro d'Italia, le gare a cronometro, facevate esercizi specifici? Allora, sicuramente provavamo le cronosquadre, perché sono essenziali in un giro a tappe. Non per forza devi avere, diciamo, il capitano che può vincere il grande giro, e quindi è essenziale per forza la cronosquadra. Però anche per una medio-piccola squadra è essenziale fare risultato nelle cronosquadre, se hai dei corridori che magari riescono a dare di più nella cronosquadra rispetto a una cronometro. Per esempio, se parliamo di una cosa particolare che vi voglio dire, che magari tanti di voi sanno, è che quando c'è una cronosquadra, per dire, c'è un rituale che si fa da diverso tempo, da diversi anni, ovvero l'uscita a stomaco vuoto la mattina, perché si dice che scavi le riserve di glicogeno per poi fare, quando ritorniamo in hotel, una colazione abbondante per ricaricare tutte le scorte di glicogeno nei muscoli e fare un ottimo cronometro. Però ci sono dei lavori, sì, ci sono lavori, per dire, se devi fare una cronometro ci sono determinati lavori in soglia e fuori soglia, se devi fare una cronosquadra ci sono, oltre ai lavori di soglia e fuori soglia, ci sono proprio dei lavori specifici, sono cambi di ritmo proprio un po' più prolungati, proprio per simulare le cronosquadre. Ok. Allora andiamo avanti. Intanto Giuseppe Caschetto ti saluta e ti invita in Sicilia. Grazie Giuseppe, un saluto. Andiamo invece dall'amico Luigi Salustri, che è arrivato. Ciao Luigi. Ciao a tutti. Considerando questo periodo di grande difficoltà per l'Italia tutta, possiamo paragonarlo al periodo di transizione ed iniziare da zero la preparazione per ottenere il top della forma a settembre-ottobre, cioè per le gare di fine? Ma se ci dicono che cancellano tutto e si riparte a settembre-ottobre, si potrebbe anche fare. Io il movimento lo farei comunque, perché comunque il movimento ti aiuta anche in questo momento di quarantena a stare un attimino più lucido di testa, perché stare dentro, un conto è fare, diciamo, la sospensione, quella
che si fa d'inverno, però con la vita normale, quindi che vai a lavorare, che vai in giro, insomma, che ti sblocchi anche di testa, è un conto. Ma farlo magari se non vai a lavorare, Luigi, e stai dentro casa tutti i giorni con tua moglie, con i tuoi figli, con... e non fare niente, non toccare la bici, non è buono neanche... né per le tue difese immunitarie, perché ricordiamo, Francesco, che fare un po' di sport, come dicevi, come ci siamo sempre detti, una trentina di minuti al giorno, così alza anche difese immunitarie, che in questo periodo, insomma, è essenziale. Quindi fare una giusta alimentazione, una giusta nutrizione, un sano sport, fa sì che sì, puoi far abbassare il tuo livello di forma, però tenendo sempre in movimento il fisico e non calando appunto anche di massa muscolare, che è essenziale, certo. Insomma. Il discorso è questo, ragazzi. Io, per l'amor di Dio, sono stato io, il numero dietro la schiena l'ho messo. Capisco che quando c'è quella situazione, non chiamiamola di flow, ma quella situazione in cui sei sedotto anche dalle endorfine, si percepisce sempre l'esigenza di far fatica, di non averne mai abbastanza, di guardare il tuo amico che comunque ti stacca in salita, e quindi automaticamente ti fai il discorso, la formula matematica del se non vado come lui mi devo allenare di più. Non c'è cosa di più sbagliata, perché non è un segreto, ma se vogliamo chiamarlo segreto è la dose risposta, cioè ognuno di noi ha una reazione dose risposta diversa. Alessandro Proni ce l'ha diversa da Francesco Trebbi, ce l'ha diversa da Pinco Pallino. Ovviamente lasciamo stare Alessandro, che ha un background da professionista, era in mezzo a gente che menava 600 watt per un minuto, per due minuti. Bisogna precontestualizzare a quello che facciamo. La differenza tra un professionista e un amatore è oggettiva. Quello che secondo me, poi Alessandro mi vuol mentire, sono ben contento di imparare da lui, quello che bisogna fare in questo momento, quando i piani sono saltati, quando non c'è più la deriva, perché se io intraprendo un viaggio, prendo la direzione, punto per punto, metto allineati i punti, arrivo verso il mio obiettivo. Quando saltano i piani, ovvero non è che ti dicono abbiamo perso la bussola, cioè non c'è più lo scopo di partire, non c'è più la meta, cioè ci hanno completamente tolto la meta. L'unica deriva da tenere è preservare la salute e cercare di non fare danni. In gergo, rimanendo nell'ambiente dello sport, per un ciclista amatore che si è preparato a gare, a mio parere, ma è più un discorso di logica finalizzata alla salute, è salvaguardare quello che hai conseguito, non cercando di migliorare quello che ho oggi, ma cercando di conservare quei pochi adattamenti fisiologici che ho. Cosa facciamo? Continuiamo a mantenere l'attività fisica che abbiamo senza straffare, senza diminuire. Nel momento in cui percepisco un disagio, calo, mi recupero, perché tanto non c'è nessuno che ti giudicherà, non c'è striscione da passare come gara. Non so, Alessandro, cosa, se puoi... Allora, io lo immaginerei così, vediamo se sei d'accordo con me, Fra. Noi, la forma, diciamo, è come se fosse una scala, no? Fatta di gradini, ok? In questo momento noi dobbiamo immaginarlo come se stiamo in un pianerottolo, ok? Che finito questo pianerottolo poi può risalire probabilmente un'altra scala. Quindi noi dobbiamo cercare di rimanere il più possibile in questo pianerottolo. Ok, quindi senza dover riscendere per forza le scale. Poi dipende con chi stiamo parlando, perché c'è pure gente che magari stava proprio in formissima adesso e quindi è normale fisicamente poi ricalare un pochettino indietro. È una cosa statisticamente è impossibile tenere la forma. Puoi usare tutti i software migliori al mondo, puoi essere il migliore preparatore al mondo, però è difficilissimo poi tenere la forma, ma in questo periodo sarebbe pure sbagliato, no? Tenerla ad altissimo livello, quindi è meglio ritornare a fare i due picchi che si fanno, per dire, di forma, che normalmente il ciclista può avere uno o due picchi durante l'anno, no? Se vi ricordate, apro questa parentesi, Francesco, se vi ricordate, ci sono quelli che vogliono andare forti, per dire, io mi ricordo quando correvo con la Quick Step, i miei amici belgi volevano andare forti alle classiche del nord e poi al Tour de France, quindi c'era il doppio picco di forma. E poi c'era Armstrong che puntava solamente al Tour de France,
ti dico Armstrong perché è il primo nome che mi viene in mente. Naturalmente il picco era molto più elevato rispetto ai due picchi di questi due ragazzi, un po' più elevato diciamo rispetto a questi due picchi, però era gestibile. Quindi alla fine chi ha avuto la forma adesso, che magari stiamo parlando di uno in forma a forma, è normale dover calare un attimino e ritrovare anche per lui quel pianerottolo senza calare troppo, naturalmente. E poi per ripartire poi quando ripartirà la stagione. Spero di avervi risposto in questo modo così. Certo, grazie Ale. C'è Walter Cordelio. Ciao Alessandro, grazie per i tuoi consigli, alle tue schede. Le mie uscite in bicicletta sono diventate più divertenti. Ci sentiamo presto. Grazie Walter. Beh, devi sapere, Fra, che io tanti anni fa, quando ho iniziato a fare questo lavoro, che è una mia grandissima passione in realtà, allenavo amatori che facevano gare e alcuni professionisti prima. E poi un giorno arrivò un mio amico, il mio primo diciamo amatore che non faceva gare, Pierzandro, che saluto anche, vive in Spagna, e io dentro di me, no, da ex ciclista, gli dicevo: ma perché si deve allenare con le schede se non fa neanche le gare? E lui giustamente mi ha aperto gli occhi. Vedi, quando un amatore insegna a un ex professionista, no? Dice: ma io, tu immagina, no? Io vado in palestra e non so fare nessun macchinario. Che ci vado a fare in palestra? Te lo dico alla romana. Tu mi devi insegnare a fare i macchinari per poi divertirmi. Io la stessa cosa con la bici. Io è inutile che prendo la bici, prendo, salgo e vado. E vado come un pazzo, praticamente. E vado sempre a tutta. Pensando di migliorare, invece non miglioro, ma peggioro. Io voglio qualcuno che mi guida e mi sa insegnare, per dire come nel gergo della palestra, mi sa insegnare a usare i macchinari, in questo caso mi sa insegnare a usare il mio fisico e la bicicletta. Bello. Quindi a oggi infatti alleno anche persone che non fanno gare e quindi vogliono solamente mettersi diciamo in gara con se stessi. Bello. È arrivato Giovanni Biancamano con un'altra domanda. Un solo picco, aspetta che lo metto in sovrappressione, nella stagione, scientificamente sì. In realtà sì, o comunque sia accade questo, che se un grande corridore da classiche ha il picco elevato per vincere il Fiandre, per dire, o per vincere Roubaix, o per vincere una Liegi, mi viene più Roubaix e Fiandre, è quasi normale che il picco sarà molto più alto a inizio stagione rispetto magari al Tour de France. Okay. Però è logico che uno che punta solo al Tour de France, come faceva Armstrong, che faceva poche gare, si allenava, faceva poche gare, arrivava al Tour de France, il picco là era enorme perché era quello il suo obiettivo, erano quei 21 giorni, basta, finito lì era finita la stagione, quindi era elevatissimo come punto di come montagna di forma, insomma. Alessandro, una domanda te la faccio io. E come gestire i carichi di allenamento rispetto all'intensità in questo periodo, non sapendo veramente, c'è un auspicio di ottobre, no? Rimandare le gare degli amatori. Stavo leggendo tra ieri e oggi questa come gestiamo i carichi rispetto all'intensità, qual è diciamo la linea secondo te la più opportuna e più logica da tenere? Guarda, in questo momento sinceramente ho fatto diversi atleti, ho fatto un passo indietro, no? Ovvero ho ricominciato a fare un po' di richiami di forza per tenere il muscolo bello allenato, perché comunque se stimoli la massa magra e stimoli anche il metabolismo basale, e quindi cerchiamo di lavorare, torniamo sempre alla funzione anche del metabolismo, quindi alle difese immunitarie e al muscolo che si allena e non gli facciamo perdere il tono muscolare. E quindi sono tornato un attimino indietro, però attenzione, qualche cambietto di ritmo glielo do sempre, perché sennò si diventa troppo diesel praticamente. Quindi ogni tanto, quindi non ci sono quei lavori massacranti che ti uccidono, che ne so, le ripetute a soglia per 15 minuti, per dire, o più dall'FTP tante ripetute di 10-15 minuti. Cerchiamo di fare un passo indietro e cercare di vedere se realmente tutte queste notizie poi hanno, no, vorrei dire un fondo di verità c'è, bisogna vedere se viene confermato, insomma. Certo, vabbè, l'auspicio è quello che di riuscire a ritrovare la pace e la serenità, diciamo. Massimo Terranova che viene fuori con un'altra domanda: ha senso avere un picco quando partecipi a un campionato con 15-20 gare?
Lì devi essere bravo, diciamo, a avere un picco, diciamo, un po' più basso, però cercare di mantenere il più possibile. Dipende poi queste 15-20 gare in quanti mesi sono praticamente messe durante l'anno. È logico che se mi dici 15-20 gare che partono da febbraio e arrivano a settembre, è normalissimo che avrai un picco, un periodo dove vai più forte rispetto a un altro. Certo, certo. No, ti devo dire, mi stanno arrivando dei messaggi su un messenger di alcune donne che stanno guardando la live e dicono: ma questo bel giovine da dove scappa fuori? Allora adesso gli devo mandare la risposta, no? Allora fagli una domanda, perché lei, adesso prima di citarla, se entra in live la cito, altrimenti... Lei è una che viene alle mie lezioni di indoor cycling, spinning, dove faccio la mia opera. Adesso gli mandiamo, diciamo. Abbiamo una parentesi. Abbiamo una parente. Ti lascio un attimino da solo. Ok. Francesco parlava di indoor cycling. Praticamente, vabbè, in questo periodo stiamo facendo praticamente dei rulli anche tramite un'applicazione che si chiama Zoom, per unire un po' l'Italia intera, da Palermo a Venezia, a Milano, e il martedì sera, il giovedì sera alle 6:30 e il sabato mattina alle 9:30, tramite Zoom, che è un'applicazione che uso normalmente per le videoconferenze, e siamo collegati praticamente appunto in tutta Italia, ognuno è da casa sua, con i rulli smart, spin trainer, rulli di vecchio stile, gente che corre sui tappeti, e per farci una chiacchierata veramente tutti quanti noi. E a giugno avevo organizzato anche una cosa che si chiama Everesting, insieme a un mio amico, a Fabrizio, che è colui che è la portata d'Italia all'Everesting, ovvero consiste nel fare l'altitudine dell'Everest, 8.848 metri, più volte su e giù su questa salita in 24 ore. E tu mi parlavi di indoor cycling, questi pazzi lo fanno anche indoor, e infatti mi ha detto: lo dobbiamo fare, Alessandro, anche indoor una cosa del genere, e unire tutto il mondo, perché lui già l'ha fatto diverse volte, dice che si collegano da tutto il mondo, poi tramite la piattaforma Zwift fanno l'Alpe di Zwift, che sarebbe l'Alpe Duets praticamente, e fanno questa cosa simpatica, che ti invito a fare anche a te, Francesco. Tu ridi perché ti stanno scrivendo i messaggi in privato. Ascolta, ma stammi a sentire, ma io ti dico la verità, mi viene da ridere, perché io una roba così non la facevo neanche quando ero in forma, indoor poi non, assolutissimamente no, ma a parte il fatto che non ho le capacità fisiologiche per poterlo fare, però io non lo faccio. Se ti prende tua moglie per una roba del genere, che ti stai chiuso nella stanza sul rullo, ricordiamo che siamo sempre subordinati alle nostre signore. Dunque, andiamo a proseguire. Dunque, Giovanni Biancamano questa sera è veramente florido. Dunque, mediamente, aspetta che te lo faccio vedere in sovraimpressione. Mediamente il top di forma temporale quanto dura? Dipende da quanto lo vogliamo far durare. C'era il mio primo allenatore, che è stato mio padre, che è mio padre, insomma, ancora vive, è stato mio padre, mi diceva sempre: ricorda Nessa, alla romana mi diceva, non è trovare la forma, è mantenerla. Quindi le sue parole mi sono sempre risuonate in testa. In realtà, mantenerla, bisogna vedere quanto vogliamo mantenere. Noi ci dobbiamo immaginare che abbiamo un tot di minuti di fuorisoglia. Ok, facciamo conto 3 ore di fuorisoglia. Se noi questo fuorisoglia, perché l'errore che facciamo tutti, amatori e anche professionisti, quando sentiamo un po' di gamba e sgasiamo, anche nelle allenamenti, anche quando non conta. Quando invece è il momento di cercare di tirare meno la corda, ovvero cercare di resistere a questo, perché la gamba va da sé, è inutile star menare sopra la gamba che va da sé. Quindi immaginate di avere 3 ore di fuorisoglia, e però vengono consumate queste 3 ore non solo il sabato, la domenica, il giovedì, quando fate le gare, ma anche quando uscite anche con vostro cugino o il vostro amico a fare magari il divertimento, e magari cominciate a fare gli stupidi, ecco lì che le ore incominciano a calare. Ecco perché ti dico, bisogna vedere quanto uno è capace a tenere, diciamo, la forma. Quindi la forma, se uno è bravo, oggi
perché ci sono software, io uso un software che è stato sviluppato con 2 milioni e mezzo di dollari per farlo, e riesco tramite i numeri anche a anticipare le sensazioni dei corridori, e i corridori mi guardano come se io fossi Nostradamus. Sì, sono stato corridore, quindi so che una determinata relazione ti può dare determinati effetti, ma anche i numeri di questi software ti danno una mano per evitare appunto anche l'overtraining, quindi per cercare di tenere il più possibile la forma degli atleti. Poi sta anche alla non dico tanto all'intelligenza dell'atleta, però al sapersi tenere dall'atleta quando si fanno determinati allenamenti. Perché tanto bisogna menare, quando hai le gambe bisogna menare in gara, è lì che conta. I cavalli si vedono all'arrivo, non si vedono in allenamento. Certo. Allora, mi dicono che hanno fatto un commento fissato in alto, ma non lo vedo. Io invito alla signora che dice che commenta, però non c'è. Bisogna che ti colleghi, ragazza, sulla live nella pagina 3B Training, mi vedi e commenti sotto. Dunque, Luca Palazzo ha parlato con ho parlato con tanti coach, ma Alessandro è di un altro pianeta. Super. Grazie Luca, grazie veramente, mi fanno piacere queste tue parole. Allora Giovanni dice era riferito all'altimetria su Zwift. Lo conosco sinceramente, l'ho sempre evitato il triplo servo su Zwift. Ok, allora dunque io mi vado a ricercare i commenti, ma la signora mi ha scritto in privato, non la trovo, quindi non so. Ma perché. Non è che è mia moglie, no? Eh? Non è che è mia moglie. No, è una delle mie, le mie ragazze che viene a spinning da me. Io non so perché, ci sono gli altri che arrivano, lei non riesce a commentare. Dunque, Alessandro, c'è un qualche cosa che ti preme, che ce l'hai lì sul gozzo, che vuoi far uscire da dire agli amatori, diciamo, quelli che corrono le gran fondo, in questo momento, diciamo, si trovano, per dire, il cavallo imbizzarrito che vuole correre senza briglie, suggerimento da, come posso dire, da buon padre di famiglia, ecco. Allora, io credo che tanti si sono già hanno capito il momento. All'inizio no, all'inizio sono stato incazzato nero, devo essere sincero, a vedere tante foto, tante immagini su Strava, su Facebook, di gente che non riusciva a capire che non doveva uscire in bicicletta. Ora sto vedendo che invece molta gente è più sensibile ad aver capito che non sono, diciamo, non è lo stare attento ad uscire in bicicletta, perché purtroppo una gomma ti può esplodere anche se tu sei precisissimo, se hai le gomme nuove e la bici nuova, e quindi dare ancora più difficoltà al nostro sistema sanitario. Quindi quello che ci tengo a dire è bravi, la maggior parte degli amatori adesso bravi, perché stanno capendo, hanno aperto gli occhi e diciamo hanno capito che l'Italia è in ginocchio. E ancora non tutti, ancora non tutti, ma spero che arriveranno tutti quanti a capirlo, perché non deve essere una multa o un'ammenda che ti fa la polizia a fartelo capire. Tu devi voler bene a te stesso e voler bene al prossimo, e quindi cercare di sì allenarti, però pensa a quante vite stanno adesso soffrendo nella nostra Italia. Sì. Perché ovviamente, come parlavamo io e te prima di entrare in live, ma evitiamo di dirlo perché vorrei che questa fosse una parentesi, diciamo, serena. Abbiamo ascoltato tutti e due lo stesso telegiornale prima di andare in live, e francamente questo è il momento in cui le persone sane di mente e che hanno una professionalità, una competenza da poter dare, la diano. E si facciano vedere, stiano a disposizione delle persone, perché stiamo vivendo un periodo veramente epocale. Epocale è la parola giusta, perché ragazzi non si scherza più, siamo arrivati al punto in cui non è più possibile scherzare, quindi si fa appello al senso di responsabilità, all'unione nazionale, al senso civico e tutto quello che c'è
intorno. Da noi in Romagna stanno girando le macchine della protezione civile verso le 5:30 di sera con i messaggi, col megafono sulle macchine, di stare, diciamo, con i suggerimenti del Ministero degli Interni. Ovviamente l'attività fisica dobbiamo continuare a farla, l'OMS suggerisce 30 minuti al giorno almeno, cioè la parola almeno significa che non meno di 30 minuti al giorno, ok? Quindi questo è l'unico modo che abbiamo per salvaguardare la nostra salute e mantenere alte le difese immunitarie, perché so bene che siamo sedotti dal non far nulla, dallo stare sul divano, accendere la televisione, farci bombardare dai messaggi, dalle trasmissioni che ci sono, e alla fine meno se ne fa e meno se ne farebbe. Perché io, quando ho smesso di pedalare a livello agonistico, e ho avuto, diciamo, la parte in cui soffrivo la mancanza della bicicletta, poi a un certo punto non l'ho sofferta più. Quando ho provato a ricominciare è stata durissima, perché non ne avevo voglia. Esco domani, mi dicevo, poi il giorno dopo, ma esco domani, aspetto il weekend, dai, poi esco domani. Non si comincia più. Quindi la cosa importante è crearsi una routine, crearsi un diario, scriverselo sulla lavagna appoggiata alla porta del frigorifero: oggi si esce, oggi si fa questo, oggi si fa quest'altro. In questo momento ci sono un sacco di ragazzi e ragazze che stanno mettendo contributi video online su quello che si può fare. Abbiamo una cassa d'acqua presa alla Coop, alla Conad o qualsiasi altro supermercato. Solleviamola da terra, facciamo esercizi, muoviamoci, perché è l'unico modo per stimolare le difese immunitarie. Rispettiamo il nostro sonno, non è che alla sera ti puoi permettere di andare a letto più tardi a guardare il film in più, perché domani comunque ti sveglierai più tardi, e un sonno disturbato o interrotto alla sera, o non profondo, non qualitativo, è un disastro per la nostra, diciamo, salute. Quindi la cosa che più attenzione, la direzione, l'attenzionare i miei atleti è di sì allenarsi, ma tutto quello che sta nelle 24 ore deve essere ancora di più, come posso dire, asintotico a una linea guida quasi militare, perché in questo momento siamo militari in servizio tutti quanti. E quindi sonno, alimentazione, idratazione, e soprattutto questa, perché chi ha la famiglia, Alessandro, tu c'hai una famiglia e figli come me, gli affetti, la stabilità, dobbiamo essere i primi a sopportare le sclerate della moglie, dei figli, perché stiamo vivendo un momento in cui non stiamo liberi di muoverci, è un momento in cui dobbiamo veramente fare richiamo alle nostre risorse più recondite, quelle che magari davamo per scontate, e quindi cercando di andare a scovare quelle energie, quei valori che davamo per scontati. Quando si va a lavorare la mattina, si ritorna, ciao, buonasera, oppure ho avuto questo problema, è saltato tutto per aria. Stiamo chiusi in casa, ci dobbiamo sopportare 24 ore su 24 con tutte le sclerate che facciamo. In questo momento, bicicletta. Io credo. Posso aggiungere una cosa? Certo, cerco sempre. Un po' lo sono sempre stato. La mia moglie si incavola sempre, che dice: possibile, tu non sei mai incavolato. Un po' da quando ho letto anche un libro famosissimo, che credo che viene conosciuto un po' da tutti, che è The Secret. Quindi il pensiero positivo è fondamentale per tutti, non solo per gli sportivi. Quindi cerco di trovare sempre una cosa positiva, no? Oggi sembra di stare al Grande Fratello, perché siamo chiusi dentro casa praticamente 24 ore al giorno. Puoi uscire un attimino per fare la spesa, un po' ritorni dentro casa. Però rido, scherzando con la mia famiglia, dico: nomino questa sera mia moglie, perché siamo dentro anche il fratello. Però quello che voglio dire è che il lavoro, io personalmente, mi porta tanto via tantissimo tempo, perché poi quando ti piace un lavoro, ti piace lavorare,
stai purtroppo delle volte anche non volendo vai a trascurare la famiglia, no? In questo periodo, riguardo al lato positivo, è che mi sto godendo appieno la mia famiglia. È difficile, come dici tu, doverci sopportare, perché insomma è veramente come stare dentro una casa del Grande Fratello, no? Perché comunque le facce sono sempre quelle e stai sempre a contatto con queste persone, quindi non per forza tutto deve essere idilliaco, però la cosa bella è che in realtà mi sto godendo la mia famiglia. Ok, il primo giorno, uno dei primi giorni, ho mandato un messaggio alla chat di ognuno di noi ha la sua chat, credo, di famiglia. Ho mandato una chat a una chat, ho detto: qui ci stanno due ragazze e dicono che sono le mie figlie. Per dire, ora la prendiamo a ridere, però in realtà il senso serio è quello di aver riscoperto un attimino l'importanza ancora di più, se ce n'era bisogno, della famiglia. Vabbè, Alessandro, giriamo, meno male che c'è Massimo Terranova che ci fa un'altra domanda. Partecipare a una gara di mountain bike con una durata di 2 ore, con partenza alle 8:30-9 del mattino, che tipo di alimentazione al mattino e la sera prima? È una bella gara? Hai la domanda sull'alimentazione. Guarda, cerco di rispondere cercando di non pestare i piedi ai dottori, che come detto prima non siamo dottorici. E una gara di 2 ore mountain bike praticamente sono 2 ore così, quindi un bel carico di zuccheri sono sicuramente fondamentali, anche se io non tralascerei mai le proteine. Diciamo che io ho l'idea che il pasto deve essere sempre completo e mai fare praticamente la dissociata praticamente. È logico che poi dopo c'è la scelta di cosa mangiare, perché se mangi roba solida devi mangiare almeno 3 ore prima per dare la possibilità della digestione al fisico e quindi far mandare il sangue al fegato e dopo ritornare ai muscoli. Altrimenti ci sono dei prodotti fatti apposta che sono liquidi e sono detti predigeriti, e quelli li puoi prendere anche poco prima della partenza, perché non vanno, passami il termine, a rubare il sangue ai muscoli per portarlo al fegato e quindi per digerire. Quindi hai tutto quanto il sangue che vuoi nei muscoli stessi. Io vorrei chiedere invece a questi ragazzi che sono collegati, tutti voi avete rulli o avete trovato anche un modo alternativo per allenarvi? Magari dentro casa, o se avete un garage dove vi allenate, se state, magari non avete rulli, raccontateci come cercate comunque sia di tenervi in forma. Infatti avevo pensato a sta cosa, me l'hai spinta ancora di più, perché io volevo chiedere ai ragazzi di postare le foto delle loro caverne della sofferenza, no? Hai presente? E introduco questo argomento, non so se hai visto quel post su Facebook della Pain Cave, quelle stanze che noleggiano a Milano, dove ci sono tutte queste serie di rulli, no? Uno ci va quando gli pare, a tutte le ore del giorno e della notte, e si va a allenare. Ma questi tipi di allenamenti estensivi, no? Queste gare su Zwift lunghe, io sono particolarmente non le supporto, non le promuovo, perché ovviamente superato un certo tempo, anche se hai ventilatore, temperatura, idratazione, comunque non sei in un ambiente naturale alla pedalata. Cosa ne pensi tu di queste gare intensive? Quanto durano però? Perché c'è gente che si fa 2 ore, 2 ore e mezza di rulli sul Twitter. Io sinceramente non sono tanto d'accordo, Fran. Io sono più d'accordo, come ho parlato all'inizio, fare la doppia seduta. Allora, fare un'ora e quarto la mattina e un'altra oretta, se vuole qualcuno, un'oretta e un quarto al pomeriggio. Allora lì arrivi comunque a 2 ore e mezza, però hai staccato praticamente, no? E non, io mentalmente non sono contento, diciamo, di... I miei atleti lo sanno, anche Walter prima ha scritto come gli faccio fare i rulli io. Diciamo ci sono metodi secondo me migliori per non perdere, perché poi dopo perdi tanti liquidi, anche se tu hai il ventilatore, comunque sia, reintegrare quei liquidi non è molto semplice. Quindi non sono molto contento, diciamo molto propenso a fare tante ore. No, assolutamente non lo promuovo, e poi perché salti di testa, e il ciclista non deve saltare di testa. Il ciclista, come detto prima al tuo amico che era col trattore, deve anche svagarsi di testa, deve arrivare a fine anno che ha ancora voglia di andare in bicicletta, non può tagliare in due la bicicletta, capito? Sai cosa mi viene in mente, cosa ha postato anche l'amico Angelo Furlan? E lui praticamente in queste sessioni di allenamento più estensive, più lunghe,
le interrompe. Cioè, lui dice, io faccio un'ora di rulli, ma se ne devo fare due ore, faccio un'ora di rulli, allenamenti ad alta intensità o di qualità, poi scendo dalla bike, scendo, interrompo la sessione e faccio magari un esercizio propriocettivo, un esercizio di stabilità del core, un esercizio funzionale, e poi risalgo sulla bici. Ovviamente questo, secondo me, questo periodo storico particolare, spero unico nella mia storia, è l'occasione per sperimentare. Bravo, bravo. Infatti prima, quando parlavamo una decina di minuti fa di allenamento, come tenere, quando abbiamo parlato anche di scale, no? E quindi di stare sul pianerottolo, volevo aprire questa parentesi, perché in questo periodo, visto che c'è un grandissimo punto interrogativo, si potrebbe anche sperimentare tutte quelle cose che ci vengono in mente e che magari non usiamo mai fare, proprio perché no, c'è quella gara, no, poi c'è quell'appuntamento, c'è quell'altro obiettivo. Quindi in questo periodo in realtà possiamo scoprire ancora di più noi stessi e scoprire diciamo nuovi metodi anche di allenamento e vedere dove si può arrivare. Apro di nuovo questa parentesi, certo, di Zwift, che purtroppo c'è gente che mette il peso errato, molto più basso di quello che è, e praticamente feci una gara su Zwift, eravamo rimasti in due, e poi all'ultimo praticamente questo ha aumentato a 20 watt per chilo, che io non ho mai visto a nessuno una cosa del genere, è sparito. Quindi se dovevamo anche farci una risata con una gara, insomma, cioè... No, ma io, guarda, ti dico... 10, probabilmente 6-7 anni fa queste cose mi facevano riflettere, ora non le mi scivolano proprio completamente. Le prendi con sorriso. Ovviamente, anche perché ti dico, uno sport che è di aggregazione, è uno sport che ci fa scoprire il territorio, ci fa, diciamo, percepire lo spazio e il tempo. Segregarlo in una stanza indoor, francamente mi lascia che pensare. Ovviamente indoor sui rulli si fanno degli esercizi stupendi, e quindi il discorso di queste piattaforme virtuali, ok, ottimo il discorso di poter giocare con l'amico, trovare l'amico che abita in Australia e farsi una pedalata a quell'ora, dove possiamo condividere insieme il tempo e darci la pacca virtuale sulla spalla, ma trasferire il ciclismo su una piattaforma virtuale, mi viene in mente un cartone animato del quale non mi ricordo più il titolo, che c'era questo ciccione obeso che era fermo con il mouse in mano e che comunicava con tutto il mondo intero. Poi alla fine è arrivato uno che per sbaglio arriva lì: oh, ma che stai a fare? Lui dice: ma cosa ci fai qui? Persona reale, non era abituata, e ci stiamo veramente isolando in questo momento, dove ci stanno isolando forzatamente, percepiamo l'esigenza di quello che ci manca. Okay? E diceva Fiorello giustamente nella trasmissione quanto sarà bello potersi riabbracciare fuori e riscoprire quello che davamo per scontato. Che ovviamente andiamo avanti. Intanto Luca sta provando, non mollare Luca, non ti vedo ancora. Allora Giovanni Biancamano: con la piattaforma il tempo passa e non ti accorgi, perché poi entri nel ciclo della competizione e passa via i minuti senza accorgersene. Sì, hai ragione Giovanni, quello lì è vero. In questo periodo, proprio dove abbiamo bisogno di stare più a contatto con le persone, prossimo faccio queste sessioni con i rulli tutti collegati con Zoom, e poi chi ha Zwift, richiedendomi a me l'amicizia e io dandogli l'amicizia a loro, creo veramente dei gruppi di lavoro, chiamati di lavoro, ma in realtà si pedala e basta su Zwift, dove tu puoi andare a 400 watt, poi c'è quello che va a 100 watt, non si stacca nessuno, rimaniamo tutti in gruppo, però riusciamo a fare lo stesso allenamento praticamente. Ognuno poi fa i lavori che vuole, perché ognuno ha il suo grado di allenamento. È una cosa che aggrega poi alla fine, no? E usare la tecnologia in questo modo è fantastico. Tra l'altro vedo che ha scritto anche Gallucci Monia, e lei c'era questa mattina, ci siamo allenati insieme ed è stato fighissimo. E torniamo al discorso che faceva Giovanni, ovvero c'è gente che dice: io dopo 20 minuti di rulli normali
scendevo perché non ce la facevo più, oggi abbiamo fatto 1:20 e sembra che ho fatto 10 minuti. Quindi farlo in compagnia, farlo in queste diciamo piattaforme virtuali, è vero, fa passare di più il tempo. Dunque, Gallucci, vabbè, l'hai salutata tu. E Luca Palazzo, dunque, Ale, cosa ne pensi dei freni a disco? Oltre alla frenata, pensi diano altri vantaggi? Allora, quando sono usciti non ero d'accordo, poi dopo andando in giro per Roma ho detto sì, ci vogliono i freni a disco, perché comunque le ruote in carbonio, per dire, ci mette molto di più tempo per frenare. Poi se piove è finita, non frena più. E quindi da lì ho cominciato ad essere positivo per i freni a disco. Sono positivo per le lunghe discese, poi va bene, qui andiamo nel tecnico se si surriscaldano e via discorrendo, però sono positivo perché comunque facendo giri d'Italia o grandissimi giri di Svizzera, ne ho visti tutti i colori, salire su a 2000-2500 metri, buttarsi in discesa con la pioggia non è il massimo, insomma, per la vita umana stessa. Quindi sono d'accordo per queste cose, però non sono, anche qui non sono un ingegnere, però ho la mia idea che secondo me il freno a disco, se li devi avere la grandezza da 140 e non da 160, perché non vuoi toccano i dischi alle pasticche. È un pensiero mio, è perché ho provato diverse bici con i freni a disco e quando ti alzi in piedi, dai la botta, a me dà fastidio da ex professionista, perché poi tanti professionisti viaggiano ancora così, ovvero con i freni allargati, quindi a me dà fastidio anche vedere, se parliamo dei pattini, dei freni, vederli attaccati alla ruota mi dà già fastidio, figuriamoci un freno a disco che magari ti tocca. Tant'è vero, ho fatto una squadra di quest'anno ho fatto una squadra di amatori, ma di divertimento, e siamo affiancati da una grandissima ditta, posso fare nomi? Certo, no, qui non è la Specialized, però io ancora pedalo con i freni tradizionali, sono uno che, diciamo, sono legato ai vecchi amori ancora, finché posso resisto con i freni normali, però sono sicuramente più sicuri i freni a disco. Allora ragazzi, sono le 22:20, ovviamente io dico sempre agli ospiti mezz'ora, tre quarti d'ora, non di più, e andiamo verso la chiusura di questa live. Ah, ecco Luca Riceputi. Ho attivato la telecamera, sarà brutto da vedere, ma ho attivato la telecamera del PC, quindi mi vedrete sfocato, però. No, Luca, allora, prima di tutto ci sei. Okay. Sono contento che hai risolto il problema. Adesso io ti lascio con Alessandro, perché devo fare una cosa. Ragazzi, tutto improvvisato, con Luca non avevamo... Devo estraniarmi dalla lotta un attimo, ragazzi. Ok, tira giù l'acqua. Alessandro, niente, io volevo tornare un attimo sul discorso che hai detto prima, molto interessante, quando hai citato appunto il fatto del quantitativo, hai parlato di ore, ovviamente, di fuorisoglia per indicare appunto quanto carburante ha il nostro atleta. Ecco, andrei a mettere, diciamo, un tassello su questo fattore, spiegando appunto quanto è importante, ovviamente, per aumentare o per cercare di risparmiare questo carburante, il recupero, ok? Quindi cercando di dare una priorità importante alle nostre fasi di recupero per riuscire a prolungare il più possibile la nostra stato di forma, insomma, ecco, che non passasse il concetto che finito quello è tutto finito, insomma, dobbiamo essere bravi. Assolutamente, hai detto una cosa non importante, fondamentale. Fondamentale perché? Perché il recupero in realtà fa parte dell'allenamento, ma non solo quando siamo in forma, sempre. Perché se non diamo il giusto tempo di recupero al fisico, non si riesce a crescere, diciamo, nel giusto modo, e quindi rischiamo anche di andare in overtraining. Io normalmente quando alleno le persone faccio 3 settimane di carico, tra cui anche i piccoli scarichi, e una di grande scarico praticamente, no? Dove andare a assorbire tutti i lavori che abbiamo fatto. Quindi il recupero, naturalmente sono sempre quelle le cose più importanti, no? L'allenamento, il recupero e l'alimentazione. Se poi ci metti insieme la nutrizione, perché oggi, vabbè, non sono un dottore, non posso aprire questa parentesi, però l'alimentazione è fondamentale come recupero e come l'allenamento. Quindi prima ha detto una cosa importantissima Francesco, anche il saper dormire. Perché dormire è un conto, saper riposare è un altro.
Quindi anche quella è una parte fondamentale per riuscire a diciamo, recuperare il fisico, riavere la rigenerazione cellulare che avviene la notte, perché noi dormiamo ma in realtà il fisico di notte sta lavorando e quindi è essenziale cercare di riposare nel giusto modo, è essenziale poi saper mangiare nel giusto modo, soprattutto dalla mattina. Ti dico una cosa, Alessandro, il buon Luca Riceputi, quando, attenzione, ascoltate bene, abbiamo dormito insieme, ma perché condividevamo la stessa stanza in un corso, in un evento nazionale della Sport Science Academy, quando io ho visto portarsi dietro il cuscino da casa, gli ho chiesto, ma Luca, ma cioè, ti porti, gliel'ho detto in romagnolo, ovviamente evito di dirlo perché non si capirebbe, ma ti porti dietro il cuscino, Francesco, ma io devo riconfigurare quanto più possibile l'ambiente di casa. Quando poi alla fine ci ho pensato, ho detto, ma io, porca miseria, è vero, perché se non ho il mio guanciale, il mio, la fattezza della mia, ho una come posso dire, non sono nel mio ambiente, no? Lasciamo stare il letto, perché il letto non te lo puoi portare, ma almeno il cuscino sì. Caspita, ma io, sai che, Luca, ti ringrazio, perché da quando io, quando vado in giro anche a fare, ai quali mi chiamano per fare le lezioni di indoor cycling, da quando mi porto il cuscino, la situazione migliora, mi addormento. Io solitamente la prima sera che dormo fuori di casa non dormo, dormo esatto. Sempre la seconda notte, la prima notte no. Mi hai risolto veramente la vita, mi hai risolto. Voglio dirvi una cosa che magari non si vede dietro le quinte, no? Quando correvo con la Quick Step si chiamava Quick Step Energetic, faceva praticamente i materassi, sono famosissimi, e facevano vedere questa pubblicità che era come se fosse praticamente una ricarica di una batteria, no? E loro, oltre che essere sponsor, poi ci davano i materassi a noi, e addirittura, vi dico questo perché diciamo dietro le quinte non si vede, ma i grandi giri, quindi Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta di Spagna, girava proprio un camioncino che a ogni hotel si fermava dove andavamo a dormire, levava i loro materassi e metteva i materassi energetici. L'ha detto Cassani in una diretta durante un giro, lo diceva Cassani, sì. Però insomma è fondamentale, ragazzi, inutile girarci. A tal proposito racconto una cosa che fa ridere, ovviamente mi diletto ancora, io Alessandro mi voglio ancora dichiarare atleta perché mi piace ancora correre in mountain bike per quello che è il tempo che posso dedicare all'allenamento, pochissimo, però un po' di esperienza alle spalle ce l'ho e qualcosa ogni tanto riesco ancora a tirar fuori. E mi è capitato, non ci crederete, ma mi è capitato di dormire in macchina prima di una gara perché, essendoci iscritti tardi, non abbiamo trovato posto nelle strutture recettive, eravamo nel contesto di Cortona, quindi è un piccolo paesino arroccato e c'ha pochissima recettività lì in zona. E quando mi chiedevano come fai a dormire in macchina, la mia risposta era sempre quella: se io ho il mio cuscino, tutto il resto non è un problema. Mi ricreo assolutamente il comfort tranquillamente perché mi ritrovo con la testa appoggiata dove sono tutte le sere appoggiato e non ho problemi. È così, insomma, almeno per me. Poi ovviamente è il consiglio sicuramente che do sempre ai miei atleti quando si spostano prima di una competizione, quando è possibile il cuscino sempre. Bello. Tanti atleti li vedi in giro adesso quando arrivano agli hotel con la valigia e poi il cuscino praticamente, quindi hanno preso il suggerimento di ricevuti. Ho lanciato una moda. Poi come si fa? Brevetto. Esatto. Farò brandizzato la busta da asporto per il cuscino, perché no? Non lo dovevo dire, Francesco Trebbi l'avrà già messo in produzione. No. Siamo quando si è sentato, è andato a depositare il brevetto. Mia moglie subito segna la partita IVA. No, a parte gli scherzi, io Luca te lo ridico un'altra volta, grazie di essere qui nella pagina, perché e sto cercando di invitare tutti i membri della Sport Science insieme a tutti i professionisti che
che conosco, che, ai quali sto mandando il messaggio, li becco. Alessandro, l'ho detto all'inizio, ma ci tengo a ribadirlo per gli ultimi arrivati, io Alessandro gli ho mandato un messaggio, non ho fatto tempo a chiederglielo, ma ho detto sì sì, vai tranquillo, ci sono. Questo è il segno che anche un professionista come lui, in questo momento preciso, si svestono di quello che può essere magari una sorta di vincolo di immagine, e siamo tutti qua a dare tutti insieme lo stesso contributo, lo stesso messaggio di forza. Complimento a me, no? Però io lo faccio a te, perché hai creato veramente una situazione carina, carina, rilassante, sembra veramente di stare in famiglia, tra amici, è come se stessimo tutti nella stessa stanza a cena fuori, praticamente. E come me l'hai descritta? Ovvero, immagini di bere un bicchiere di vino. Quindi io, ragazzi, vi invito a rimanere sul focus della serata, perché sono un po' emotivo, quindi non mi fate... No, Luca lo sa, perché io ho la sudorazione facile e la lacrima altrettanto facile. Non si vede, Francesco, il rosso copre il rossore del viso, la felpa assorbe il sudore, quindi tutto. Training. Va bene, ragazzi, io sono le 22.30, io... Vi lascio praticamente, c'è qualche cos'altro, Luca, che ti premeva chiedere o argomentare, lo spazio, lo sai, te lo do ben volentieri. Anche ad Alessandro, se c'è qualcosa che voleva rilasciarci, regalarci, anche, ragazzi, anche gli aneddoti, per il ciclismo professionistico sono belli gli aneddoti, sono quelle cose che magari nessuno si immagina, no? Io aggiungo poco, nel senso che hanno fatto talmente tante domande ad Alessandro che fondamentalmente il resto è abbastanza superfluo. Poi, se Alessandro ha qualcosa di suo, ma ovviamente sono domande a trabocchetto fatte così, sto prendendo tempo, Alessandro, per farti pensare, così magari ti viene in mente qualcosa. Intanto dico due cavolate oggi. Ti faccio ragionare un attimo intanto, perché sul discorso che hai appena fatto, Francesco, proprio oggi è uscito un comunicato di una associazione sportiva della nostra zona che organizza un complesso di gare, Caveia Bike Up, appunto una gara di mountain bike, che appunto chiedeva scusa a tutti i propri iscritti per il fatto appunto che sta succedendo, e quindi ribadiva il fatto che stanno comunque lavorando a tutti gli effetti per cercare di mantenere le promesse che hanno fatto delle gare, ma ovviamente non è assolutamente colpa loro, e mi sono sentito appunto di scrivergli che è una cosa che stiamo facendo tutti, che siamo tutti sulla stessa barca e stiamo remando tutti per fare in modo e maniera che non affondi, quindi nessuno deve sentirsi in colpa per nulla e per niente, e ognuno di noi, come giustamente tu stai facendo, come io sto facendo, come anche Alessandro sta facendo, deve cercare di dare il suo miglior contributo per rasserenare queste giornate dove tanti hanno tempo magari per ascoltarci, tanto hanno tempo per vederci, e questo deve essere il messaggio migliore, farci vedere tutti uniti nella stessa direzione e sfruttare appunto la benevolenza di questi ragazzi, inteso come ex professionisti, in questo caso Alessandro, che si mettono a disposizione con la propria esperienza nella maniera più umile possibile, ed è un grande supporto al nostro splendido sport che è il ciclismo. Quindi faccio un applauso veramente a tutte e due, perché negli altri sport non succede così facilmente che un professionista o un ex professionista sia così disponibile, e quindi quando c'è un qualcosa di buono, visto che viene sempre esaltato il lato negativo del nostro sport, esaltiamo anche quello che c'è di buono, che è il momento giusto, insomma. Grande Luca Riciputi, grazie veramente per questa cosa che francamente non posso che sottolineare. Vai Ale, vai! No, io volevo dire che l'umiltà, diciamo, no, dei ciclisti li trovi anche nei professionisti attuali. Infatti mi è piaciuta talmente tanto questa chiacchierata tra di noi che spero di rifarla molto presto, magari già dalla prossima settimana, e invitare anche qualcuno che è ancora in attività, non faccio nomi,
però potremmo invitare un bei professionisti, insomma, a fare una chiacchierata tra di noi, perché e farla ancora un po' più grande questa chiacchierata, coinvolgendo più gente possibile. Magari ne parlerò già martedì quando faccio questa sessione di rulli di sera. E allora, intanto, ragazzi, scusami Alessandro se ti interrompo, questa qui è una live che rimarrà sulla pagina 3B Training. Nel momento in cui voi andate sulla pagina, prendete il link e lo condividete sui vostri contatti, così diramate anche i messaggi che abbiamo mandato. Poi Alessandro, tu ovviamente di contatti ne avrai a iosa, quindi se vuoi coinvolgere, poi ci mettiamo d'accordo e lo estendiamo ovviamente anche a Luca Riceputi, che a questo punto non ti puoi più estraniare dalla lotta, altrimenti lo alza le mani. A questo punto non è che mi puoi dire più: Francesco, ma cosa diciamo? Ormai ci sei, e la frittata è stata fatta. Lo sai che se la lasci ferma, la frittata si rapprende, la devi per girare, no? E a parte gli scherzi, quindi Alessandro, mi regali un tuo aneddoto e poi chiudiamo, perché è bello chiudere quando ancora c'è un attimino di gusto, no? Perché dopo sembra che il brodo si allunghi. Chiudiamola e rimandiamo magari la prossima settimana, così diamo anche l'aspettativa, ecco. Un aneddoto mi viene in mente, che prima, facendo il corso con il CONI per il mental coach, parlavano di certi atleti professionisti che hanno sempre una mania praticamente di fare un gesto prima di una gara, no? Io ho una mania di sentire una canzone praticamente, quindi sarebbe particolare sentire anche altri professionisti, magari professionisti in attività o ex professionisti, cosa avevano come mania prima di una gara, come, diciamo, antisfiga, se vogliamo chiamarlo così, no? Qualcosa che porta bene. Sì, anche tu sei di quelli che ascolta il brano, si carica con la musica, quindi sei uno che è sensibile alla musica. Diciamo che, allora, in realtà sono ancora più complicato io. Io accendevo la radio, c'era una canzone magari del momento, no, che mi piaceva. Se io la riuscivo ad ascoltare, la giornata andava alla perfezione. Se non la riuscivo a trovare, praticamente, rimanevo col punto di domanda. Ascolta, ma ti voglio chiedere una cosa, poi la domanda è anche estesa a Luca Riceputi. Come vedi? Bell'ancoraggio. Beh, sì, ancoraggio, sì. Che ci vorrebbe Lucchetta in questo momento, sì, vabbè. Ci vorrebbero tutti, Luca, lo sai. No. E dunque, come funzionava la tua partenza nelle tappe? Io ho sentito oggi ancora Angelo Furlan, perché ci manteniamo sempre in contatto. Angelo è un altro umile, ma è una bestiaccia. E lui diceva: quanto più stavo male alla partenza e quanto più rendevo meglio nel finale. Come funzionava con te? È vero, è verissimo questa cosa, ma non è che funzionava magari solamente per lui o per me. Normalmente è così. Se il brutto era se accadeva il contrario. Cioè, se la gamba della Madonna all'inizio, dici: mamma mia, speriamo bene, speriamo di arrivare fino a un fondo. Perché non so se era un fatto che quando tu senti la gamba che non gira, quindi cerchi di non sprecare neanche un filo di energia, quindi cerchi di non uscire fuori dal gruppo, cerchi di limare, no? Come si dice in gergo, e magari tutte quelle energie te le ritrovi poi alla fine. Invece quando c'hai il super gambone, no? Fai anche un po' di... anche il più umile fa un po' di l'essere strafottente, quindi magari passa dove c'è il vento, tanto c'hai la gamba e vai, magari vai a consumare più del dovuto e arrivi in finale che praticamente stai male. Quindi è una bella cosa che mi ha fatto ricordare che quando partivo che avevo la bella gamba, avevo una paura che in finale non rendevo come dovevo rendere. Allora ragazzi, io faccio... Scusami Luca, ho visto che stavi iniziando, perdonami. No, stavo dicendo che questo purtroppo non può capitare in una gara di mountain bike, perché se in partenza non ne hai, la gara è finita, quindi ti saluto e grazie. Grazie a tutte, si finisce a tutta. Se stai bene nel finale, poi se ne parla domani, insomma. Ecco. Certo. Non hai neanche il tempo di capire se stai bene all'inizio o male alla fine. È un po' come in una crono. Certo. Se parti la prima metà di crono, che non hai gamba. Diciamo che lì, Luca, chi fa la differenza è il saper, diciamo, far bene, bene, bene il riscaldamento. Assolutamente. Il warm-up diventa una cosa fondamentale, ne abbiamo parlato abbastanza spesso, troppo, troppo sottovalutata, e invece andrebbe presa in considerazione, soprattutto per il professionista che
può fare un warm up e partire immediatamente subito dopo, ad esempio in una crawl, cosa che l'amatore purtroppo non può fare in quanto l'attesa in griglia spesso è di ore e quindi il warm up acquisisce un peso molto minore, insomma. Io ringrazio, visto che sono anche al centro casualmente, che non ho capito dove, come si fa a spostare con questa piattaforma a destra e a sinistra. Allora ringrazio Alessandro Proni, che è l'ospite di questa serata, per aver dato il suo contributo e regalatoci tutto quello che ci ha detto e la missione di questa cosa che io faccio con cadenza, ma un giorno sì, un giorno no. Ringrazio Luca di essersi collegato e aver aggiunto caratura a questa diretta, e quindi lascio un attimo le ultimi saluti e le ultime parole a Alessandro Proni e Luca Riceputi, rimandandovi alla prossima live che non mi ricordo più niente, adesso farò il post. Dunque, siamo oggi, che giorno è? Sabato. Oggi è il 14, andiamo qua. Allora, il 14 ci abbiamo Proni, il 15 è domenica, si è riposato anche il signore, si riposa anche 3B Training. Andiamo lunedì con altra live, sarà un post, ma ci sarà una donna, ok? Una donna che è una che quando inizia a parlare io posso lasciarle la scena, vado a cena, io torno e ancora lei parla, ma ci regalerà un contributo veramente prezioso, perché è un atleta di ultra endurance e... Allora. Ecco lei, via, fatto, spoilerato subito Luca Riceputi. Solo il nome, solo il nome. Va bene, allora Alessandro Proni, saluti e poi chiudiamo. Grazie mille, grazie a Francesco, grazie per aver creato tutto questo, perché come ho detto prima direi che è fantastico come stare a casa e come unire l'Italia anche in questo momento, quindi grazie veramente, grazie a Luca per aver scambiato con me quattro chiacchiere. Grazie assolutamente a te Alessandro, piacere, rinnovo il mio piacere di averti conosciuto, spero di incontrarti magari dal vivo quando potremo stringerci la mano di nuovo, spero presto per tutti, e grazie a Franci, e vediamo prossimamente di integrare ancora di più queste live per dare appunto il nostro apporto a tutti coloro che ci seguono e che ci guardano. Hai detto bene Luca, questo è il nostro integratore. Questo è il nostro integratore. Quindi una buona notte a tutti, grazie ragazzi, ciao belli. Grazie a tutte le persone che si sono collegate, che ci hanno visto. Un saluto. Ciao ragazzi. Trebi Training, i coach experience. Live your training.